carissimi fratelli e carissime sorelle di questa parrocchia del Giambellino che festeggia i 25 anni della sua formale costituzione e in modo particolare festeggia i 50 anni dell'edificazione di questa chiesa che porta in sé, oltre ad una linea architettonica singolare, molte belle opere d'arte, a partire da queste bellissime vetrate un po' in alto, ma che il sole di questa primavera anticipata ci permette oggi di godere nei suoi colori. E poi voi qui trattenete tesori preziosi riferiti alla scuola del Beato Angelico. Voglio anzitutto fare eco, evidentemente con indignità, alle belle parole che Paolo rivolge ai cristiani di Tessalonica. Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia. Ora sì che ci sentiamo rivivere, dice Paolo, se voi rimanete nel Signore, perché ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Ecco, l'arcivescovo può veramente fare sue nel profondo del suo cuore queste parole, perché dei tanti atti, delle tante azioni di varia natura che è chiamato a compiere in forza del suo ministero, nessuna è per l'arcivescovo così preziosa e così cara come la visita nelle parrocchie e nelle realtà in cui i fedeli e tutti i battezzati vivono quotidianamente. Non importa se i mezzi di comunicazione che cercano sempre le cose che fanno scalpore, notizie in bene o in male, non danno quasi mai rilievo alla visita dell'arcivescovo nella parrocchia. Ma per l'arcivescovo questo, dicevo, è forse l'atto più importante, ma in ogni caso è tra i più importanti e i più cari del suo ministero, perché il ministero del sacerdote, come la schiera di sacerdoti qui presente ci ricorda, è realmente tutto in funzione del popolo santo di Dio, nel quale, preso nel suo intero, vive realmente il sacerdozio universale, cioè questa rinnovata possibilità di rapporto con il Padre che Gesù, riscattandoci dal peccato e dalla morte, ci ha ridonato, ci ha riaperto. Quindi anzitutto grazie dell'invito alla comunità dei padri concezionisti, al Padre Superiore per le parole che ha voluto dirmi, situando bene la storia di questa parrocchia nell'intreccio con quella della famiglia del Beato Luigi Monti, grazie al parroco e a tutti gli altri sacerdoti qui presenti, ma grazie a tutti voi nelle articolate manifestazioni di vita che si svolgono nella vostra parrocchia. È per me realmente una gioia essere con voi. Ma in questo caso direi che la gioia prende un peso ancora più rilevante per il gesto che fra poco insieme compieremo. Noi faremo la dedicazione di questa chiesa, 50 anni dopo la sua costruzione. Cioè la dedicazione vale a dire segneremo questo tempio con tanti gesti che poi ho visto il lettore vi spiegherà passo per passo, quindi non sta a me adesso addentrarmi, ma attraverso tanti gesti vogliamo marcare la differenza che esiste tra questo spazio che diventa ancora un luogo santo, ma un luogo santo totalmente spalancato allo spazio che si apre sulla piazza e poi dentro tutta la realtà
del vostro quartiere e dentro tutta questa zona così significativa di Milano. Quindi la gioia è doppia, perché dedicando la Chiesa, cosa vogliamo noi dire? Cos'è la Chiesa? Forse la domanda più giusta è addirittura un'altra, dobbiamo imparare noi cristiani a porcerla, soprattutto in questo tempo di grande confusione, in cui non si è sempre capaci di giungere a chiarezza su cosa sia Gesù, su che cosa sia la Trinità, su che cosa sia l'Eucaristia, la Chiesa, la missione del cristiano. La domanda più giusta non è che cosa è la Chiesa, ma chi è la Chiesa? Chi è la Chiesa? Infatti, come diceva già un grande pensatore cristiano, che certamente molti di voi conoscono e i cui libri sarebbero interessanti da leggere ancora oggi, perché oggi si pubblica tanto, tanto anche in campo cattolico, così che noi tutti siamo un po' confusi, non si sa poi mai che cosa scegliere. E tante volte si vedono anche tanti sacerdoti che hanno in mano un libro che dice una cosa e poi un altro che dice tutto il contrario, e mi domando se realmente si rendono sempre conto della differenza. Ma mi riferivo a Romano Guardini, il quale già prima della guerra uscì con questa bellissima espressione. Già allora la Chiesa era in travaglio. La Chiesa deve rinascere dalle anime. Noi oggi potremmo dire in un modo più completo: la Chiesa deve rinascere dalla persona, da ognuno di noi. Ecco perché la grande questione è: chi è la Chiesa? Attraverso di me, attraverso di te, ma soprattutto attraverso il noi comunionale, la Chiesa si identifica. Allora, la Chiesa in senso proprio è il lasciarsi convocare, come abbiamo fatto oggi, tutte le domeniche da Gesù sacramentato, per cui noi lasciamo le nostre case e conveniamo in questo luogo sacro, la cui sacralità oggi ben identificheremo, per lasciarci rigenerare attraverso la domanda di perdono. Oggi l'abbiamo fatta in modo solenne con l'aspersione, per lasciarci rigenerare nella verità, nella bontà e nella bellezza della nostra vita quotidiana dall'avvenimento di Gesù, che per la potenza del suo Spirito risorto vive in mezzo a noi e, come lui stesso ci ha detto, sarà con noi fino alla fine dei tempi, perché quando due o tre di voi si riuniranno in nome mio, io sono in mezzo a loro. Così Gesù oggi è in mezzo a noi sacramentato e ci fa prendere coscienza della verità profonda del nostro io e ci lancia nel mondo, perché è anche vero che nella visione cristiana della vita, nella concezione cristiana del sacro, non c'è più separazione tra un recinto sacro e quello che sta fuori del sacro. Non c'è più il profano. Profano vuol dire davanti al sacro. Niente è profano per il cristiano, perché il culto profondo del cristiano, come ci dice San Paolo, è il dono totale della nostra vita. Ecco allora l'importanza di venire nel Tempio consacrato, nel Tempio bello fatto di marmi e di mura, ma consapevoli che il Tempio vivo siamo noi, venire in questo Tempio convocati da Gesù, domandare a Lui perdono di tutti i nostri limiti, dei nostri peccati, lasciarci rigenerare nella domanda di verità e di comunione, per poi portare questo grande dono che è la nostra fede nel quotidiano, portarla fuori dal Tempio in senso stretto e vivere la nostra vita eucaristicamente, come diceva il beato Giovanni Paolo II, che la vita del cristiano deve avere una forma eucaristica. E la forma eucaristica significa il dono di noi stessi, il dono di noi stessi
a tutti coloro che il Signore ci affida, pensate all'importanza della nostra famiglia, del nostro essere sposi, genitori, della cura che ci prendiamo della vita, del senso della procreazione come una generazione, quindi non soltanto come un mettere al mondo, ma come un accompagnare lungo tutta la vita i figli. Pensate al senso del lavoro, al dolore, al travaglio, della fatica del lavoro in questi tempi, ma come noi lo viviamo radicato, ancorato nell'opera creatrice della Trinità e rinnovato dalla redenzione della grande opera di Gesù, passo, crocifisso, risorto e sacramentato per il bene. E pensiamo al riposo, si discute molto oggi dell'importanza del riposo festivo ed è giusto conservare uno spazio che nella nostra storia, la domenica, per questo riposo, perché il riposo è un fatto di comunione, la festa è un luogo sociale, non è che il papà può riposare il giovedì, la mamma il lunedì e il figlio la domenica. No, non si attinge il riposo in senso forte. Ecco, dentro le condizioni della vita, come ci ricorderà il 7° incontro mondiale della famiglia, dentro le condizioni della vita noi dobbiamo portare la forma eucaristica, cioè il dono di noi stessi, perché la vita ci è stata donata, ci è stata data e il suo significato, il suo valore è che noi la doniamo a nostra volta alle persone che il Signore ci mette vicino, secondo la legge della prossimità, arrivando fino a condividere i bisogni più radicali, i bisogni di quanti sono nella prova materiale e spirituale, a partire dagli ultimi. Quindi questo è il senso di questa festa e questo è il motivo profondo della nostra gioia. Infatti abbiamo pregato all'inizio della nostra assemblea in questo modo: la luce della tua parola, la parola che abbiamo ascoltato, non abbiamo il tempo oggi di sviscerarla tutta, ma tutte e tre le letture di oggi, soprattutto il Santo Evangelo nella sua crudezza di verità, è imponente oggi. La luce della tua parola è la forza del sacramento che saranno, dei sacramenti che saranno largamente dispensati in questa Chiesa. Abbiamo cominciato dal fonte battesimale, il principio, l'origine della vita piena dell'uomo che si incontra in Cristo. Allora, la luce della tua parola e la forza dei sacramenti largamente dispensati in questa Chiesa confermino la comunità cristiana nella fede e nell'amore. Ecco i criteri del vero culto che qui avrà sempre, ogni domenica, ogni giorno, il suo inizio, ma che si espanderà nella vita di tutti i fedeli e di tutti i battezzati di questo quartiere. Di tutta la parola di Dio di oggi voglio fermarmi soltanto ancora per un istante sul Santo Evangelo. Già abbiamo fatto riferimento alla lettera di Paolo, al passaggio amoroso e bellissimo di Paolo ai Colossesi. Che cosa vediamo nel Vangelo di oggi? Vediamo l'incomprensione tra Gesù e soprattutto i capi del popolo, i più eruditi, gli intellettuali dell'epoca, gli scribi e gli appartenenti alla setta dei farisei. Insomma, cosa c'è di mezzo? Perché non capiscono? Dice Gesù a loro. E c'è di mezzo il fatto che Gesù si va sempre più rivelando, e questo nel Vangelo di Giovanni è una cosa imponente, come Dio. Porta fuori fino in fondo
la sua identità. E questo sconvolge i capi. I capi, attenzione, noi tante volte riduciamo gli scribi e i farisei soltanto agli aspetti più negativi e formalistici di osservanza legalistica dei precetti, ma non dobbiamo dimenticare che erano uomini pii, uomini dedicati all'approfondimento della Torah, all'approfondimento di tutte le scritture. Non capiscono perché la novità è sconvolgente, che un uomo si dica Dio è una realtà che fa barcollare l'interlocutore, tant'è vero che anche nella cultura del nostro tempo, come in ogni tempo, noi sottolineiamo con molta forza Gesù come l'uomo più radicale. Tutti sono disposti a riconoscere questi. Diceva un grande pensatore che fino al Venerdì Santo arrivano tutti. Chi non riconosce la grandezza del crocifisso? Il problema è fare il passo dal Venerdì Santo al silenzio profondo del Sabato Santo, al quale ci stiamo preparando in questa Quaresima con la preghiera, col digiuno, con la penitenza, fare il passo alla gloria del risorto ed accettare che Gesù è vivo, vivo oggi in mezzo a noi e che noi lo possiamo incontrare attraverso il sacramento e la sua Chiesa, attraverso uomini segnati dall'incontro con Lui, che nonostante i loro limiti, i loro difetti e i loro peccati, vogliono però restare fedeli nella fede e nell'amore. E allora, come potete vedere, io penso che il testo di passaggio di Giovanni di oggi, se avete tempo, ma io penso che un po' di tempo lo si possa trovare, lungo la settimana dovreste andare a rileggerlo. Sarebbe bene anche rileggerlo insieme, in famiglia, con i figlioli o con qualcuno che abita al piano di sotto o al piano di sopra. Basta leggerlo 2 o 3 volte, non è sempre necessario avere in mano i libri che spiegano tutto, è utile, qualche volta si può farlo, ma si può rileggerlo anche mettendoci del proprio. Alla fine il Vangelo si lascia sempre capire. Anche mi ricordo la mia mamma, che aveva fatto solo la terza elementare, che quando ero bambino mi spiegava sempre i passaggi del Vangelo, e quando avevo già studiato filosofia prima di fare il prete, tentavo qualche volta di prenderla in giro dicendo: mamma, cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quello, e mi dava sempre delle risposte molto acute, molto più acute di quello che io leggevo sui libri e che un po' presuntuosamente credevo di sapere meglio di lei. Quindi bisogna avere l'umiltà di leggere e rileggere. Insomma, va avanti una bella discussione, tra Gesù e una bella discussione. E Gesù? Gesù non è un buonista, non è un politicamente corretto, non è un religiosamente corretto, la dice chiara. La grande contrapposizione è chi è suo padre, il Dio che sta nei cieli, e chi è il loro padre. E glielo dice sul muso: il vostro padre è il diavolo, colui che ha barcollato fin dall'origine circa la verità, colui che non è stato saldo, colui che porta la menzogna nel mondo e tiene testa a loro con decisione fino alla grande affermazione. Guardate che tutti gli argomenti portati dagli scribi dei farisei sono tutti argomenti di buon senso. Sono tutte obiezioni che vengono su anche a noi, che pensiamo che Gesù sia vissuto 2000 anni fa, è lontano. Allora ci ispiriamo a lui come a un grande uomo, ma poi facciamo noi, siamo noi gli operatori della nostra salvezza. Quante volte ci viene addosso questa tentazione? Allora Gesù arriva alla fine e arriva a fare la grande affermazione da cui possiamo concludere alla sua divinità. Non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo, è morto Abramo, sono morti i profeti, tu dici che ecco chi è con te ha la vita eterna. E Gesù rispose anzitutto che Abramo esultò al pensiero del Messia, che io sarei dovuto venire, e in secondo luogo io vi dico che prima che Abramo fosse, io sono. Ecco che
anche da questo passo, come da molti passi del Vangelo di Giovanni, emerge apertamente la natura profonda di questo uomo singolare, che è in tutto uomo come noi, tranne che nel peccato, ma che realmente è nello stesso tempo il Dio con noi, il Dio con noi. Allora, fratelli e sorelle carissimi, adesso il nostro coro, credo, canterà il bellissimo inno ambrosiano di dedicazione alla Chiesa, il Christe Cuntorum, che ha una strofa che mi ha sempre colpito molto e che voglio lasciarvi come segno di questo gesto che stiamo per compiere, di questa bellissima domenica e del futuro che ci attende. Prima però voglio dire una cosa. Questa parrocchia è stata fortemente voluta dai padri dell'Immacolata Concezione e non è senza significato, perché la Madonna, voluta e meditata dal Beato Luigi Monti secondo il mistero dell'Immacolata Concezione, cioè di colei che è stata concepita senza peccato, tutta pura, tutta bella, tutta intera, dice molto bene quale deve essere lo stile della nostra preghiera e della nostra vita, lo stile che dobbiamo imparare celebrando insieme ogni domenica in questa chiesa e vivendo insieme tutti i sacramenti. Lo stile è di essere tutti tesi, a partire da ciò che dobbiamo fare tutti i giorni, da tutti i nostri compiti e tutti i nostri doveri, dobbiamo essere tutti tesi e attraversati da uno sguardo rivolto a Gesù, perché l'Immacolata Concezione è un mistero che è tutto in funzione dell'accoglimento di Gesù nel suo grembo da parte di Maria. Così noi dobbiamo essere tutti rivolti a Gesù e invocare il rapporto con Lui attraverso la comunità cristiana. E allora, durante l'unzione del rito, il coro canterà per noi anche queste parole: nessuna tempesta turbi la nostra vita. Siano i giorni lieti e calme le notti. Nessuno di noi provi il fuoco quando il mondo perisce dentro tutte le prove. Questo giorno in cui guardi il Tempio a te consacrato ci elargisca gioia perenne e rimanga solido per il nostro uso in un lungo spazio di tempo. Possa questa bellissima chiesa che ora dedichiamo essere il luogo in cui i figli e i figli dei vostri figli possono continuare questa umanissima e straordinaria esperienza che è seguire Gesù con l'aiuto della Vergine Santissima Immacolata Concezione. Amen.